Amici e amiche di Imprenditore Vero, ben ritrovati a questa nuova serie che si chiama Personal Branding Stories, un racconto delle storie personali e professionali degli imprenditori, dei consulenti, dei professionisti, degli artigiani, dei commercianti, delle piccole partite IVA che hanno deciso di partecipare, che vogliono raccontarsi, che fanno parte ovviamente del gruppo Imprenditore Vero. Facciamo entrare il primo ospite di questa serie, Robert Dennis, che probabilmente molti di voi già conoscono. Ciao Lea, Hey Robert! ciao a Come tutti. stai? Benissimo, very well, thank you. Bene, allora con Robert di solito si parla in inglese, lui è inglese di Londra, ma ovviamente faremo un'intervista in italiano, quindi insomma questa live sarà assolutamente fruibile. Allora Robert, a noi, intanto una piccola presentazione per chi non ti conosce, per quei pochi in realtà che ancora non ti conoscono. Ci vuoi dire chi sei, cosa fai, di cosa ti occupi? Ok, come hai detto, io sono mi chiamo Robert Dennis e sono inglese, sono di Londra e vivo qui in Milano da 13 anni, è un lungo tempo adesso, e insegno molte persone. Principalmente professionisti, le persone che lavorano nelle società, grandi società qui in Milano, ma insegno anche studenti, libero professionisti, ragazzi, tutti. Ho insegnato e insegno una vasta gamma di persone, diciamo. Come tu sai, Leo e come le altre persone che ci conoscono, io lavoro da molti anni con il nostro grande amico John Peter Sloan, che ci ha lasciato l'anno scorso, troppo presto. And lui mi ha insegnato, lui era il mio insegnante in molte cose. Noi abbiamo lavorato su molti progetti, che include libri, un film. Abbiamo girato un film in Sicilia con nostri amici. Abbiamo registrato dei podcast con Audible, si dice in italiano, per Amazon, e anche lui mi ha aiutato molto con il mio libro Business English. Sì, mi offro una copia così la facciamo vedere. Questo Business è English, il libro di Robert. Business English, io insegno. Io sono un insegnante, si dice old school. I'm old Scuola, questo è facile. school. I'm like an old fashioned. Sono un insegnante di inglese old fashioned. Già, So, I'm a traditional. Roberto, tu sei uno dei più importanti, diciamo, insegnanti di inglese business in Italia. Il Wow. nostro amico John ti presentò allora, diciamo, nel momento in cui tu ancora eri dietro le quinte, sei sempre stato dietro le quinte del lavoro di John. A un certo punto sei uscito fuori. C'è stato anche uno spot, credo, che è stato anche diffuso sulle reti nazionali con John, te e Daniela Di Muro. Per cui, diciamo, era giusto, insomma, fare questa premessa per spiegare che comunque dietro il lavoro di John c'era ovviamente tantissimo John, ma c'era anche tantissimo Robert, che è un grandissimo cultore della lingua inglese, perché comunque ha studiato tantissimo tutta quella che è la cultura inglese, la lingua inglese, poi d'altronde anche madrelingua, un profondo conoscitore
della linguistica, della lingua, e ovviamente frequentando l'ambiente italiano hai un'ottima idea anche delle differenze tra l'ambiente britannico, inglese, diciamo internazionale, ecco, e quelle del mondo del lavoro italiano, soprattutto per quello che riguarda il comparto delle lingue e dell'internazionalizzazione. In questa live vorrei un po' percorrere quelle che sono state le tappe della tua carriera dagli esordi, perché secondo me questa live può essere molto utile non solo agli imprenditori in generale, ma soprattutto a quelli che vogliono lavorare o che lavorano proprio nel mondo delle lingue. Ti chiedo, Robert, tu dove sei nato, dove hai studiato e come ti sei appassionato alla lingua inglese, la tua lingua madre, e quando hai deciso di diventare un professore di inglese? Delle belle domande. Ok, so io sono nato in Londra, in Barnet. Questa è una zona di Londra del nord. Ti sai, la metropolitana, hai presente la mappa, famosa mappa della rete metropolitana di Londra, the tube. In inglese si chiama the tube, il tubo, perché il tunnel è come un tubo. C'è la linea nera, the Northern Line, va così. Exactly. Well, yeah, it's where it goes north, and ci sono due rame. C'è una biforcazione, un bivio. Biforcazione. Wow, that's a fork. In inglese, la forchetta è un'altra cosa, però. Cioè, sono nato nel nord del Londra, ma sono cresciuto un po' fuori di Londra, nella contea di Hertfordshire, the county of Hertfordshire, in una città che si chiama Potter's Bar. È una piccola città con molti alberi e molto verde. A nel Interland, it's in the outskirts of London. So I grew up there. Sono cresciuto in questa città, studiato nella scuola, avevo tanti amici in questa città, e ho studiato nella scuola. Sono stato molto bravo in inglese. That's why inglese, la letteratura principalmente, ho studiato gli scrittori inglesi come Shakespeare and Charles Dickens, Jane Austen, tutti questi meravigliosi scrittori inglesi, non solo scrittori inglesi, ma le persone che scrivono in inglese. E questo include tutti gli irlandesi, perché la maggior parte degli più famosi scrittori inglesi, principalmente nel XX secolo, tipo James Joyce, W.B. Yeats, non erano inglesi, erano irlandesi, ma hanno scritto in inglese. So, English. Quando diciamo di English literature, la letteratura inglese, questo è un termine un po' contestato. Si può dire contestato, un po' discusso? Controverso, io direi controverso. Yeah, perché questo termine English literature include un sacco di persone che non erano inglesi, erano irlandesi, americani, ovviamente, africani. Indiani, but English literature vuol dire la maggior parte delle persone che studiano questo vuol dire libri scritto in inglese. Questo è una questione molto interessante, perché inglese, ok, è una lingua, si chiama inglese, English. Do you speak English? Ok, yes, questo, yes, you do, actually. You're very good. So, questa lingua inglese è molto, molto diverso. Include un sacco di dialetti
di zone nel mondo dove le persone parlano, usano inglese. E anche l'inglese ha cambiato nel corso del tempo. So, ovviamente quando il poeta di Beowulf è il più famoso, il primo lavoro poesia in inglese, Anglo-Sassone, è un it's an epic poem, è una poesia epica. Il più antico poema in inglese, ma è anonimo, so non sappiamo il nome, è come la Bibbia, non sappiamo il nome della persona o le persone che l'hanno scritto, ma è accettato come il primo, it's the first English, big English poem, and è scritto in anglosassone. And questa è una stranissima lingua perché è il più vecchio antenato dell'inglese moderna. So, è impossibile da leggere senza una traduzione o un glossario. It's really, really strange. Ho qualche ricordo degli studi di letteratura inglese del liceo, ricordo questo ZY, no? Questo THY che era ripetuto. Exactly. That's un po' più tardi in Shakespeare, per esempio. Sì. C'è un interessante possiamo conferire questi. Questo adesso è l'anniversario, penso, 700 anni di Dante, isn't it? Dante's 700th anniversary, yeah. And quando si legge Dante, ok, ci sono qualche strane parole, you know, but, you know, per la maggior parte, è in italiano, si può leggere questo e capire la maggior parte della Divina Commedia. Quando si legge l'inglese anglosassone è impossibile da capire per le persone moderne. Anche le poesie del medioevale, Chaucer, The Canterbury Tales, questo è difficilissimo, è molto francese in questo, perché Inghilterra era invaso nel corso dei secoli, molte persone hanno invaso Inghilterra, o Britain, you know, not really England, Britain, the Romans, i Romani, the Anglo-Saxons, i Normanni. Io vivevo in Sicilia perché John aveva questa scuola in Menfi, piccola città in Sicilia. Io, guarda, starei veramente per ora ad ascoltarti su questi argomenti di letteratura perché mi piace tantissimo. Ti dirò, mi ricordo anche qualche poesia, per esempio mi ricordo Tiger, no? Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night. Very good. Blame yourself. Sympathy, che è di William Blake, no? William Blake. Sì, The Lamb, queste poesie me le ricordo. Did he who make the lamb? No, dobbiamo un attimino focalizzarsi invece su quella che è la tua carriera, perché voglio sapere, e noi del gruppo, chi vedrà questo video, è curioso di sapere quando hai deciso di diventare un professore di inglese. È qualcosa che è un percorso naturale o ci sei arrivato dopo? Ok, well, spiego che cos'è successo. Okay? Quando ho finito la scuola in Potter's Bar, ho fatto un concorso per entrare in Oxford University. And, you know, per entrare in Oxford and Cambridge è un po' difficile. C'è un esame con
questione molto strana, un colloquio very, very strange. So io sono diventato uno studente in Oxford, and questo era per 3 anni, and era fantastico. You know, also come Harry Potter, forse le persone che vedono questo video, quando pensi di Oxford, pensi di Harry Potter, con, you know, the colleges, the guglie, the piccoli, the vicoli, and, you know, è così, è una città medievale. So, sono uscito di Oxford, e per dire la verità, quando mi sono laureato, non avevo un'idea molto chiara. Io non avevo a plan, un programma. E sono venuto qui in Italia in 1990. Per i mondiali. No, actually, era in Firenze. Sono viaggiato in Firenze per, you know, una vacanza, e ho pensato, forse posso restare qui e insegnare inglese. Ma questo non è successo. Sono ritornato in Inghilterra. And what happened was, ottenuto un posto di lavoro in una scuola di lingua in Londra, piccolissima scuola di lingua, e ho insegnato le persone di tutti i paesi del mondo, letteralmente, perché quando si insegna in Londra, qui io insegno, you know, italiani, 99%, tutti sono italiani. È molto, molto raro adesso che insegno una persona qui in Italia che non sia italiano. Ma in Londra, in queste scuole di lingua, le persone di tutti i paesi del mondo possono entrare nella scuola dalla strada, entrare in una sala di classe e cominciare a imparare inglese. So avevo questa classe con italiani, francesi, tedeschi, polacchi, cinesi, africani, lots of Filipino students, lots of people from Sudamericani, Messicani, Colombiani, Egiziani, molti Arabi, people from Israel, everywhere. I mean, literally everywhere, yeah? So questo era molto, molto interessante, insegnare in queste scuole, perché ho incontrato il mondo. Io letteralmente ho incontrato il mondo e ho parlato con le persone di paesi molto, molto diverse, di culture molto diverse. Questo ti ha portato, credo, a, diciamo, aprire anche un po' la mente. Immagino che fosse già aperta, però, diciamo, ad avere una visione molto ampia, no, della vita, della società. Certo, I mean, you know, it was you know, io insegnavo in un sacco di scuole in Londra. Ci sono tantissime scuole di lingua, colleges, private schools, everything, you know, companies. And then ho cominciato di lavorare per le consulenze di lingua, language consultants. So poi ho entrato nelle grandi società. Now, Londra è una delle più importanti città
Pair, Business, Finance, the City of London, and nelle banche, nelle grandi società, assicurazioni, the grandi società di consulenza in Londra. Ci sono, you know, mille persone che arrivano di vari paesi. So ho insegnato tutti, you know, gli europei, cinesi, indiani, people from Russia, Ukraine, tutte le paesi. E anche ho imparato molto, you know, di business, la lingua di business, dei concetti, di tradizioni. Scusa Robert, quindi tu in pratica hai iniziato a fare il teacher, poi da quello che capisco hai iniziato a fare consulenze all'interno di realtà, di aziende, di consulenza finanziaria, comunque realtà di Londra. I mean, adesso quando ci sono you know, molte persone come me che sono the business English teachers, yeah? Una persona che insegna business English può essere solo, you know, un insegnante che insegna solo vocaboli, grammatica, stop, basta, you know. But then ci sono le persone che fanno parte del business. You know, ad esempio, like, qui in Italia io faccio molto traduzioni. Adesso meno, ma nel passato ho fatto un sacco di traduzioni per le società. Scrivere, sono assistito in riunione come un consulente quando le persone hanno bisogno di sostegno, of language support, teleconferences. Quindi diciamo, Robert, proprio per immedesimarsi in chi magari, come il te di molti anni fa, volesse entrare nel mondo della formazione, quindi l'insegnamento delle lingue, chiaramente la tua è un'esperienza di Londra, no? Sì. Ma diciamo, in realtà tu hai capito a un certo punto che ti piaceva e hai deciso di fare il professore di inglese. Quindi è stata una cosa un po' che ti ci sei un po' ritrovato, diciamo, no? Yeah, I mean, okay, per dire la verità, non avevo un grande, didn't have a big plan, you know, become a business English teacher. E, you know, è accaduto, forse per molte persone, anche per gli imprenditori veri che guardano questi video, you know, anche per loro, il percorso... Un po' di farsi trasportare un po' dagli eventi, questo. Yeah, I mean, you know, la vita, you know, è strano perché, you know, si comincia in un tipo di lavoro, un mestiere, e si cambia di nuovo. You know, c'è un'opportunità, fa un'informazione. So, in inglese si dice, c'è un'espressione, to wear different hats, portare i capelli diversi. Although I always wear the same hat. Sì, comunque lo capisco cosa intendi, cioè il fatto di essere elastici, adattarsi. Yeah. Ma d'altronde l'adattamento è un'idea un po' alla Darwin, no? Vince chi sa adattarsi. Quindi tu hai saputo adattarti a una realtà ovviamente dirompente che ti ha portato comunque a fare un lavoro che ami. Perché poi alla fine la cosa più importante è quella. A volte io penso una cosa, Robert, che a volte le scelte, anzi spesso le scelte che facciamo, sono inconsapevoli. Per cui probabilmente tu non hai detto... ok, voglio fare il professore di inglese, non l'hai detto razionalmente, però dentro di te sapevi che volevi fare quel lavoro. E questa è la spiegazione che io mi do nei casi come il tuo, che sì, sono diffusissimi, attenzione. È raro che c'è il ragazzo di 18 anni che sa che tra 30 anni sarà un grande imprenditore. Io credo che neanche Jeff Bezos abbia avuto questo approccio. Sì. Yeah, sono d'accordo, you know, I mean, okay, ci sono qualche persone che sanno esattamente,
Yeah, all'età di, you know, 5 dicono, ok, I'm going to be a doctor, faccio il medico, and then, you know, lo fanno, and, you know, questo capita. But per me è interessante che tu hai usato la parola adattarsi, which in English is to adapt. Mini English, isn't it? To adapt. E questo adesso in questi tempi, in questo ambiente professionale e di lavoro in cui lavoriamo e viviamo adesso, è molto molto importante, perché il mondo di lavoro si cambia adesso molto velocemente. You know, ci sono industrie completamente nuove adesso che non esistevano, you know, anche 10 anni fa. And molte mestiere, molte professioni che le persone fanno adesso, forse, you know, in 10, 15, 20 anni, spariscono, principalmente causa di artificial intelligence e, you know, sviluppi nel campo. Che l'intelligenza artificiale sta avendo un impatto importante anche nel tuo settore, nel settore traduzioni. Sì. I mean, yeah, actually, okay, io faccio traduzioni, and, you know, fare una traduzione molto molto bella e che, you know, suona perfetta e che alla stessa senso dell'originale è difficilissimo. Ma adesso, you know, ci sono molti utili, lots of online tools that you can use, e questo ha fatto un impatto enorme sulla produttività, ma anche the profitability, the amount of money you can offer. Ad esempio Google Translator, no? O come altri sistemi che funzionano anche attraverso l'intelligenza artificiale, il machine learning, eccetera. Yeah. Sono, dal tuo punto di vista, una minaccia o un aiuto per il tuo lavoro? I think sono le due adesso, perché you know, la maggior parte dei traduttori usano questi utili per fare, si dice in inglese, the heavy lifting vuol dire la parte più pesante del lavoro, you know, è faticoso. Traduzione è un lavoro molto, diciamo, anche voi stessi non traducete da zero, magari prendete il testo, sì, lo traducete con Google Translator o sì, altri tool, yeah, e poi lo andate a sistemare, correggere, affinare. Esatto. I mean, actually, adesso you know, tradurre un testo vuol dire fare la traduzione online in, you know, un secondo, e poi gli altri 5 ore o 10 ore sono per fare la sistemazione e pulire il testo. So, adesso c'è anche un bisogno delle you know, le traduttore umane, the real people, humans. Ma tra qualche tempo magari non servirà più? No, ma nel corso di tempo, I mean, actually, questo è istruttivo, right? Se un mestiere come tradurre è minacciato di artificial intelligence, questo vuol dire che tutte le professioni sono minacciate, perché, you know, traduzione è solo una attività. Ma anche ci sono dei programmi che scrivono, anzi, questo è interessante, si può scaricare, infatti non è necessario scaricare, sono tutti, you know, software as a service, sono tutti online. Si scrive, you know, qualche spunti, like 2 o 3 parole,
per uno di questi siti, e questo scrive un paragrafo o un testo completo, web post, that sort of thing. So, praticamente in tempo reale, veloce, in maniera molto veloce. It's like bang, yeah, just writes. Sono incredibile. I mean, actually, you know, non sono molto, you know, se noi vediamo per esempio i sistemi di traduzione dei sottotitoli di Google, yeah, no, sui video. Yeah, yeah, I mean, anche questi si stanno molto migliorando. Quindi yeah, diciamo, si prevede che comunque nei prossimi anni tutto il lavoro anche di interpretariato sarà, non dico scomparirà, ma sarà stravolto comunque. Well, I think, okay. La domanda che ti faccio, yeah, è, ovviamente tra parentesi, mi fa piacere che tu comunque non li veda come una minaccia, ma appunto ti chiedo, come si evolverà il tuo lavoro come traduttore, come interprete, proprio in considerazione di quello che abbiamo detto? Well, sarà più importante il fattore umano, non so, vuoi darci la tua visione? Okay, the first thing is, io sono, you know, un po' vecchio, right? So, or, you know, non ho molti, you know, molti anni ancora di carriera, no? Dai. But I mean, obviously, like, per le giovani persone, like, you know, o amici che studiano la lingua all'università adesso, quando loro si laureano adesso, you know, ci sono ancora posizioni, ci sono ancora professioni, come hai detto, you know, interpreter. Questo è un lavoro molto, molto specializzato. But, you know, if, I don't know, forse in 10 anni, quando vai in una conferenza, you know, you put your... metti nell'orecchio l'apparecchio come Star Trek, you know, like that, and you, tutto è tradotto automaticamente. Tu mi hai chiesto, you know, come ho deciso, come ho scelto questo percorso, e io direi che, you know, non ho mai fatto una scelta bang, you know, I mean, actually, okay, ho deciso di studiare inglese, e anche più tardi ho fatto un diploma in teaching English con Cambridge, e anche ho fatto un master's in applied linguistics. So, ho studiato e ho insegnato nelle scuole, ho fatto le colloqui di lavoro. Per me la più grande decisione era di venire qui in Italia. Actually, that was in 2008. Ho pensato, non sono sposato, ho qualche anni ancora da lavorare, e anche ho insegnato un sacco di italiani in Londra, so avevo molti studenti che erano bocconiani and people from Cattolica and all different places, so ho pensato, okay, I will give it a go, I will try, and so mi sono trasferito in Italia. Non avevo un posto di lavoro quando sono venuto, ho inviato il mio curriculum a tutte le scuole qui in Milano, e tutti mi hanno detto, yeah, vieni, facciamo un colloquio, and ho ottenuto un posto di lavoro tra 5 minuti, letteralmente, like, you know, within 5 minutes, perché qui in Italia, specialmente in Milano, c'è sempre una domanda per, molto alta nel, yeah, tuo settore, sì. Yeah, I mean, so, you know, per le persone che vogliono viaggiare
e vivere in altri paesi, insegnare inglese è come un biglietto da viaggiare. Ma conosco la realtà di Milano e per dire anche per esempio i bambini, no? Diversamente che in Italia in generale, a Milano c'è questa cosa anche di far fare ai bambini dei corsi di inglese, quindi c'è una consapevolezza molto grande dell'importanza della lingua inglese a Milano. È un'isola felice da quel punto di vista. L'Italia è un po' meno isola felice, perché sai bene che comunque l'Italia non ha una grandissima scolarizzazione linguistica dal punto di vista proprio dell'inglese. Come sai, John Pease Sloan su questa cosa si è costruito anche una carriera, no? Giustamente, e ha aiutato davvero tante persone a imparare l'inglese, comunque a capire anche un po' di più il mondo anglosassone. Bene, quindi diciamo, Robert, tu, da quello che ho capito, insomma, fai un lavoro che ovviamente ti piace, perché si vede che ti piace, ma non hai avuto una progettualità particolarmente strategica, per così dire. Hai seguito un po' il corso degli eventi, però poi alla fine hai ottenuto quello che volevi, un lavoro che ti appassiona. Questo secondo me è un ottimo esempio del fatto che comunque se uno segue le proprie passioni, senza troppo andare a pianificare, comunque si riesce. E aggiungerei anche io il fatto che comunque oltre a questo ovviamente bisogna mantenersi aggiornati, studiare, far fruttare le competenze, avere competenze, aggiornarle, ma anche sfruttare le esperienze. Mi dicevi il fatto di essere andato in Italia, hai acquisito un'esperienza molto particolare, qualcosa che non si può imparare all'università. Il frutto di tutto questo percorso non è frutto solo di uno studio approfondito dell'inglese, ma è tutto un insieme di esperienze, per cui il messaggio che mi verrebbe da passare è proprio questo: fate esperienze, fate anche errori, perché sono quelli poi che vi portano comunque sulla giusta strada, a patto che gli errori comunque si pensano. Infatti ti faccio questa domanda: quali sono, secondo te, gli errori? Ne avrei fatti qualcuno? Hai fatto degli errori che comunque hai compreso e non rifaresti? Questa domanda più difficile, non è? Lo so, ma il format è questo. È facile parlare dei propri successi. Ok, I would say, actually, adesso, il più grande errore che ho fatto era di non iscrivermi in un corso per diventare un idraulico o un elettricista 20 anni fa. Perché... ecco, una bella risposta. O fare il tasto. Anche... Qui abbiamo un tasto che è quello comunque dei compensi, perché diciamo la verità, probabilmente insegnando lingue non ci si arricchisce. Quando insegno ragazzi e i genitori mi dicono, you know, ma cosa dovrebbe studiare, you know, il mio figlio, la mia figlia, cosa pensi, you know, law, la legge, o business, o English, o philosophy. Actually, io penso veramente che per molte persone sarebbe meglio diventare, se tu, you know, la tua passione è filosofia, diventare un idraulico, right? Gli idraulici, you know, guadagnano un sacco di soldi, specialmente in Londra, you know, sono, negli anni 80 erano molte persone. Ma sarà per questo che la metropolitana la chiamano The Tube? The Tube, actually, Tube, the, come si dice, the Tube Drivers, i piloti della metropolitana, quelli che vengono i treni?
E loro guadagnano tantissimi, io hanno uno stipendio duro, ma adesso c'è la minaccia di treni che sono senza pilota, come in Milano c'è la M5, the robot trains, non c'è, come si dice, the driver? Autista, yeah. E il più importante è che in Londra, quando c'è uno sciopero sui mezzi, è diverso di Italia. Perché in Italia c'è la fascia protetta, you know, è come una protesta, si può registrare you know, la sua you know, rabbia and everything. In Inghilterra, quando c'è uno sciopero sui mezzi, c'è uno sciopero per 24 ore, tutto chiuse. On strike. Yeah, on strike, exactly. Con questi treni senza pilota non fa niente. Non ci sono scioperi. So that is, you know, questo cambia il mondo, questa tecnologia può cambiare, you know, l'esperienza di tutto quello che il lavoro manuale automatizzato, la robotica, effettivamente, se noi già pensiamo che ci sono auto che comunque guidano da sole, è anche vero, per esempio, che Tesla su questo fronte ha fatto più programmi, esatto, che realizzare progetti funzionanti, però in prospettiva funzioneranno, in prospettiva, specialmente i treni che comunque seguono delle, viaggiano su rotaia, credo che questo sia normalissimo. Yeah. In fact, I mean, adesso in Inghilterra c'è un enorme problema perché c'è una mancanza di autiste di camion. E in questo adesso ha un impatto sulla distribuzione di vaccini per l'influenza. Oggi, adesso, questo è una, you know, un'emergenza in Inghilterra. Now, infatti, ci sono camion, there are self-driving lorries, the camion che si guidano se stessi. And adesso noi siamo all'inizio di questa tecnologia. Sembra ancora, come ha detto, le macchine di Tesla che si guidano se stesso, sembra ancora un po' di fantascienza, ma in realtà non è fantascienza, è fantarealità. Scienza realtà, because it's happening now. Okay. And you know, le fabbriche di produzione, I mean, io lavoro con una società di farmaceutica e hanno una fabbrica che 24 ore lavoro in 24 ore completamente automatizzato con la tecnologia, you know, state of the art, la più avanzata tecnologia. Questo succede e in nostra vita nel corso dei prossimi I don't know, like 10-15 anni. Sarà come adesso, quando parliamo dell'internet, è difficile per i giovani persone di capire un mondo senza internet. Right now, the internet risale solo fino a 1995. So, io ero, you know, 1995. Non ero really giovane, ero, you know, cresciuto. In realtà risale a prima, però diciamo che l'impatto nelle nostre vite, proprio quello più grande, si è avuto negli ultimi 20 anni, ecco, forse anche un po' meno. Ed è stato un impatto davvero enorme. So, c'è una domanda, like, per gli imprenditori, le persone che lavorano e si adattano. Forse nel corso della vita non si smette mai, non si raggiunge un punto dove si dice, ok, ho fatto il mio percorso,
fatto tutti questi diversi attività e adesso ho trovato il solo mestiere, la sola attività che mi piace. Forse sarà necessario cambiare continuamente e adattarsi senza fine, perché ci sarà sempre questa gara contro la tecnologia e anche l'automatizzazione in artificial intelligence. E poi direi, se hai studiato, se hai lavorato in un campo che ti piace, I teach English, I love English. English, is my life. I love reading, I love books, mi piace insegnare, la grammatica, anche letteratura, tradurre, scrivere. Ho fatto anche in questo, can I say, ho fatto un sito web, si chiama payasyoulearn.com. That's my new website, il mio nuovo sito web, e ho fatto un sacco di corsi su questo. So, questo è un nuovo sito tuo dove tu vendi la tua formazione? Sì, è per corsi online, Business English, General English. Io scrivo ogni giorno, scrivo qualche pagina per questi siti, è un lavoro, ma è anche un piacere. And if I've got can I say una citazione, una bella citazione? Forse penso di Confucius, il filosofo cinese, ha detto. Sì, la citazione più famosa. Do you know it? Non sai? He said. Certo. I'll say it in English. Dilla tu, però in inglese. Io la traduco. Okay, I'll say it in English, right? If you find a job you love, what's that in Italian? Se trovi un lavoro che ami, you will never work for a day in your life. Non lavorerai nemmeno un giorno nella tua vita. Actually, yeah, exactly. È vero, actually, it's really good. È vero, è verissimo. È molto vera anche se abusata, ma è effettivamente così, nel senso che comunque il lavoro ideale, quello che veramente ci rende soddisfatti e felici, in realtà coincide nel non lavoro, che non è disoccupazione, è passione, è fare un lavoro che ci piace talmente tanto che non possiamo neanche immaginare una vita senza farlo. E questo è, secondo me, anche il segreto un po' del successo, no? Si parla spesso di successo, uomini di successo, persone di successo, ma cos'è il successo se non è una misura del valore calcolato sotto forma di soddisfazione soprattutto personale, non tanto il fatto comunque di essere riconosciuti. Anche, ma è anche molto relativo, perché ci sono persone che di valore ne hanno veramente poco, ma che vengono considerate di successo, ma da chi? Dagli altri, dall'opinione pubblica, ma in realtà è successo un'altra cosa. È una questione molto personale, molto privata, in realtà. I would say actually, infatti io ti ho invitato perché ti considero una persona di successo da quel punto di vista, perché tu non sei Jobby the Sloan, che magari lui era anche una persona di valore, ma anche di successo nel senso di persona e personaggio riconosciuto. Tu, lavorando dietro le quinte, sei meno in vista, però sotto, veramente ti conosco, perché insomma in questi anni ti ho conosciuto, e hai un valore da condividere enorme. Thank you. Condividi. Yeah. Per cui sono contentissimo di averti ospitato, però ti voglio fare l'ultima domanda e poi magari ci salutiamo. Okay. Vediamo che domanda ti posso fare, fammi pensare. Allora, proprio perché mi voglio mettere nei panni di chi ci ascolta, un ragazzo che sta iniziando un percorso, magari è appassionato anche lui di inglese, vorrebbe magari fare il professore di inglese, che consiglio gli dai alla luce della tua esperienza?
Ok, fai, you know, fai un mestiere che ti piace. So, you know, viviamo solo una volta and la maggior parte della vita si passa nel lavoro. So do something. Quindi non pensare per esempio al discorso economico, no? Perché magari ci si può anche far condizionare dall'idea che magari c'è qualcosa che ci piace, ma siamo tentati di non farlo perché pensiamo che non potremmo guadagnare tanto, ma se ci piace lo dobbiamo fare, perché non è detto. Questo intendi, no? Well, actually, I would say, questo è interessante. Io insegnavo nella città, in the city of London, the zona di finanza in Londra. Ci sono molte persone che, you know, lavorano, sgobbano da molti, molti anni, you know, guadagnano un sacco di soldi. Quando parli con questi banchieri, di persone che si occupano di investimenti, assicurazioni, loro, per la maggior parte, loro hanno una sola, unica fantasia. E questo è di traslocarsi nella campagna nel sud d'Italia e coltivare uva e, you know, bere al tramonto, you know, un bicchiere di vino quando il sole you know, si abbassa, right? Io vivevo in Menfi, right? You know, conosco molte persone che lavorano you know, nei campi che coltivano le uve, yeah? Molti di questi hanno la fantasia di andare in Londra e lavorare, you know, in una banca e fare un sacco di soldi. So per me, this is a bit philosophical, you know, le persone non sono mai contenti. Noi siamo umani, non siamo mai soddisfatti completamente perché c'è sempre qualcosa che non abbiamo, un traguardo che non abbiamo raggiunto. Ma io direi che se fai una cosa che ti dà soddisfazione, ok, successo è importante, yes, that's an important word. But soddisfazione non vuol dire necessariamente che, you know, not everyone can be, obiettivi, diciamo, materiali, ecco. Yeah, not everyone can be Jeff Bezos. Not everyone can be Elon Musk, right? Okay. So, you know, if you have, say, I lavoro, I mean, okay, anche in questo periodo che abbiamo, you know, that we've lived through, abbiamo l'esperienza della pandemia, you know, molte persone hanno pensato, wow, you know, la mia vita, la mia professione, in fact, era molto fragile, molto vulnerabile, molti settori che hanno sembrato molto forte, si sbriciolavano, you know, con tutti questi problemi, con la pandemia. So io direi, quando lavori, sei contento o contenta, and, you know, ti piace il lavoro, questo è molto, molto importante. And the other thing is, I would say, per i giovani ragazzi che pensano di studiare l'inglese e, you know, scegliere un percorso di lavoro principalmente nell'ambito di insegnare inglese, scrivere, fare traduzione, that sort of thing, studiare l'idraulica, studiare l'elettricista, right? Okay. Do that first, and then, e poi fare, you know, qualcosa di filosofia. O magari inventarsi la figura dell'idraulico che insegna l'inglese.
Potrebbe essere un'idea, ti immagini? Be a plumber, you know, just so that would be my main advice is that, so, or you know, prendi la patente di guidare in camion. Although, I don't know, forse, you know, per questi giovani in 20 anni, questo sarà, you know, it's going to be a robot. So, comunque, diciamo, a parte le battute, questa battuta yeah. fortissima, dico, alla fine questi ragazzi, dico, fate quello che vi piace, perché comunque non dovete neanche temere che non si possa guadagnare o che ci sia la minaccia, diciamo, dell'intelligenza artificiale che vi toglie il lavoro. Purtroppo non siamo tra questi, ma molti magari si fanno anche questo pensiero. Dico, non abbiate questi timori, perché comunque se voi comunque studiate, però allo stesso tempo puntate sull'aspetto umano, l'umanità non è rimpiazzabile dalle macchine, però la comunicazione è una cosa diversa, una cosa molto più complessa, che passa attraverso l'umanità, no? Anche il condividere emozioni, e le macchine su questo, diciamo, ancora sono, per fortuna, ancora indietro. Sì. I agree. Bene, quindi Robert, intanto dai, ti ringrazio nuovamente e facciamo un'ultima piccola marchetta al tuo libro. Thank you. Per chi non lo sapesse, insomma, lo trova su Amazon e anche sulle varie librerie, anche Mondadori ci si trova, no? Sì, it's everywhere. Just one thing, il mio sito è robertdennis.it. Ah, non .com? Yeah, non .com. Ah, Robert, ma sei italiano. You know, it's more patriotic. Punto it. Robert, probabilmente c'erano altre domande che avrei potuto farti, però non voglio fare una cosa troppo lunga. Spero che le prossime puntate saranno magari ancora più concrete da questo punto di vista, però spero che apprezziate il mio sforzo di raccontare, insomma, la vita dei miei amici professionisti, imprenditori, eccetera, non solo dal punto di vista professionale, ma anche un po' umano, perché poi alla fine, come abbiamo detto, è quello che ci differenzia dagli altri, cioè ci differenzia dalle macchine, ma soprattutto ci differenzia dagli altri. Personal branding alla fine è questo, posizionarsi nella propria diversità, unicità, ecco. Grazie Robert. Stato un piacere. Thank you, mille grazie Leo e grazie a tutti. È stato un piacere. Ciao. Alla prossima.